Umberto Italiani, ex assessore al comune di Atri, docente universitario oggi, nonché avvocato. Lei ha deciso di, in qualche modo, di lasciare il civismo per entrare nel partito Noi Moderati. Con quale ambizione per le prossime regionali? È un ingresso quasi naturale, perché dopo mesi di vari incontri con gli amici, soprattutto di Silvi, Fabrizio Valloscura, Beta Costantini e Bruno Valentini, e con Paolo Tancredi e anche con l'avallo dell'onorevole Lupi, alla fine abbiamo deciso di aderire al partito che si stava, come dire, costituendo, e cercare di competere in queste elezioni regionali in rappresentanza soprattutto del territorio di Atri, Silvio Pineto, della Vallata del Fino e della Vallata del Romano, che ormai da tanto tempo non sono più rappresentati in regione, e quindi cercheremo, insomma, di dare questa rappresentanza che ormai manca da tanto nel territorio da noi rappresentato. Senta, la sua è una corsa in un comune come quello di Atri, dove ci sono candidati anche Gabriele Astolfi e Federica Rompicapo. Ecco, lei su quali armi punta per svettare? Atri ha bisogno, secondo me, di un cambiamento che non è tanto nel centrodestra o nel centrosinistra, ha un cambiamento generazionale, ha bisogno di una nuova rappresentanza, ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di riappacificarsi la città, che fino a oggi è stata abbastanza divisa, e cercare quell'unione che 30 anni fa ha espresso politicamente tanto ad Atri e presidenti regionali, che hanno dato tanto al territorio attraverso servizi, attraverso tutte le politiche che hanno portato lavoro. Bisogna tornare a questo. Atri, Silvio Pineto, ha bisogno di unità, di non divisione, e noi puntiamo su questo. La nostra arma è la riconciliazione territoriale, diciamo così.